E questi scritti li scrivo mensilmente per il Messaggero San Antonio, nella rubrica della Malati. Ecco, ogni mese mi mando questi... Su che temi, di solito su che temi? Certamente, sempre sulla sofferenza, dato che sono dedicati alla Malati. Sofferenza. Poi, normalmente poi servo anche per rispondere a tante persone che mi scrivono. Ti scrivono tante persone, Luigi, no? Certo, perché leggono, sulla rubrica leggono quello che scrivo io e poi mi fanno le domande a cui io rispondo, no? Ecco. Domande mi può rispondere delle madri, di solito ti scrivono malati, ti scrivono ammalati, sofferenti, oppure ti scrivono anche altre persone, giovani, così? Beh, mi scrivono tutti quelli che hanno problemi di sofferenza, psicologici, di ogni genere, ecco. E ti ha scritto mai nessuno che gli ha dato una mano sul serio con questi scritti tuoi, l'ha aiutato? Sì, sì, qualcuno va anche ringraziato per quello che ho saputo dargli attraverso i miei scritti, e non capisco di che, perché ecco, insomma, scrivo normalmente così. No, è piaciuto anche a me, è piaciuto anche agli altri quando ho letto alla radio qualche scritto tuo, no? Ecco, io sono venuto proprio qui, vicino, perché un pezzo non ti veniva a trovare, no? Questo ti devo fare un rimprovero proprio. Sì, perché... e me l'hai fatto già un'altra volta. No, perché è vecchio tempo con tre venimi, no? Sì. Perché poi tu su Radio TC ti ho sentito sì, una volta, no? Sì, Luigino. La faccenda che adesso devo correre da tante parti, no, Luigino? Devo impegnarmi nel mondo del lavoro, tanto che non sono più neppure cappellano a San Caterpo, no? Ah no? Lo sapevo. E allora, siccome devo correre qua e là, diceva Don Milani, signore, non mi chiedere di amare più di 10 persone, che se no non gliela faccio. Allora mi capita anche a me che corre, alla fine uno lascia dietro certe cose che invece non dovrebbe lasciare indietro, no? E così io, siccome martedì l'altro sentivo una signora, no? Ivana. Perché si è fatta questa signora? Sì. L'ho fatta pure io, ma io l'ho fatta da parecchio tempo. Tu da quanti anni? Quant'è che stai a letto così, Luigino? Diciamo così, sono 25 anni, è sicuro. 25 anni. E quindi certe domande vanno fatte da molto tempo pure io, queste domande che fa questa signora, no? Sì. Per dargli una risposta mi ha già avuto 25 anni. Ecco, sì, capisco. Tu adesso vieni da me. Sì. Non può pretendere da me una risposta a queste domande, perché sono domande terribili, no? Sì, sì. Sono domande che impegnano tutta una persona e quindi per rispondere ci vuole parecchio tempo. Vuole e poi non si trova mica la risposta bella e fatta, nessuno te la può dare, no? E quindi bisogna, come dire, cercarsela da sola, con l'aiuto, non so, di una certa intuizione interiore. Sì. E quindi, le domande sono angoscianti, sì, ma le risposte sono difficili e sofferte. E tu all'inizio ti trovavi così, cioè all'inizio quando hai cominciato a star poco bene? E mi trovavo alla stessa condizione di questa signora, che dopo questa domanda questa signora. Ah. Era tutto una proposta di vita da portare avanti. Ecco. Non è una cosa... Ma Luigino, ci sta tanta gente che non c'ha la fede, no, per esempio. E tu pensi che la fede sia di aiuto o no? Beh, io più o meno... Quando incontro una persona che non ha fede, sì, insomma io forse sarò dico questo, che non conta tanto la fede, sì, quando conta essere galantuomo, no? Sì. Perché io immagino così, quando muore una persona che non ha fede, io immagino che è una persona che è galantuomo, no? Che sì, non ha fatto, cioè, ha fatto del bene, è stata coerente con se stessa. Io immagino che quando muore, che insomma il buon Dio io va incontro, gli dà la mano e gli dice, e appunto così, qua la mano che era un uomo, io sono quel Dio che tu pensavi che non ci fosse, che non ci fosse, ecco. Beh, perché quello che conta non è una dichiarazione di fede, quello che conta è appunto fare del bene, essere grand'uomini, questa è la vera fede pratica. Ecco, Luigino, tu però ci hai avuto anche la fortuna di averci una famiglia, se non altro, che ti ha dato questo dono, questo valore.
Non pensi che ti è stato di aiuto? Questo senz'altro, no? Bisogna che sia d'appoggio, certamente, perché io conosco tanti malati che vivendo in un ambiente senza fede non riesco a trovare una ragione al loro dolore, perché quello che conta vedi, come diceva il filosofo Nietzsche, no? Sì. Diceva che quando uno ha un perché è capace di sopportare ogni come nella vita, ogni forma angosciante, senza avere un perché. È quello che fa soffrire di più, non è la sofferenza in sé. Quello che fa soffrire di più è il pensiero che si soffre inutilmente, senza un motivo, senza uno scopo. Ma quando c'è un motivo, allora si sopporta meglio la vita. Ecco, la fede è indispensabile soprattutto per chi soffre. Ecco Luigino, la vita sarebbe una quanta gente potrebbe parlare, se potesse parlare così, no? Con, per esempio anche con te o con gente come te che ha questa sofferenza, farebbe la domanda, ma ecco tu adesso in che misura senti che la vita tua è utile, che ha uno scopo, no? Ma nella misura in cui mi dedico agli altri, no? Ecco. Perché, ecco, per dimenticare le proprie sofferenze, un sistema c'è, è dedicarsi alle sofferenze degli altri. Cioè, Cristo l'ha detto chiaro, no? Ha detto, dice, chi cerca la propria vita la perderà, no? Quindi chi cerca di non soffrire solo lui, troverà altra sofferenza. Ecco, Cristo dice, chi perde la sua vita la ritroverà. Veramente, ecco, bisogna perdere se stessi dedicandosi a altro. Allora si ritrova una gioia di vivere. Se uno si chiude in se stesso, allora non... Vedi come succede, come io conosco certe farfalle che stanno in Amazzonia, no? Sono farfalle bellissime. Quando loro forniscono, i maschi sono soprattutto molto bene, no? E questi maschi vanno a fecondare la femmina, no? Però delle volte vengono distratti dai profumi, dagli odori che già la vegetazione attorno, e forniscono lo scopo, e siccome forniscono lo scopo si chiudono in se possono sopra un fiore, sopra un'erba, e si chiudono in se stesse, come una specie di bozzo, si chiama così, no? Duro, così può giungere se stesse, e così muoiono in questa maniera. Cioè, se non avendo più uno scopo, si chiude in se stesse. Gli indigeni che vivono lì dicono che in questi bozzo, che così ci si racchiudono gli spiriti di coloro che pensano solo a se stessi. Cioè, è un'immagine molto, molto viva, no? Che chi non si apre per gli altri vive, ecco, per la fine che fa queste farfalle qui, capito? Luigi, sai, tu parlare, adesso io ti ho fatto la domanda per i sofferenti, no? Per quelli che stanno male, anche quelli che stanno bene. Prima di tutti non è giusto fare una distinzione tra sani e malati, perché sofferenti siamo tutti, perché da quando si nasce la sofferenza la incontreremo senz'altro, perché c'è chi la incontra da prima, chi la incontra da dopo, ma per sempre fatto che se va incontro alla morte è una sofferenza. Prima morisse soffre, insomma, e la sofferenza la incontriamo tutti, e quindi bisogna rendersi conto di questa sofferenza. La sofferenza deve essere, non è solo la sofferenza dell'ammalato, ma la sofferenza anche dello sfruttato, la sofferenza anche, per esempio, per secoli la donna è stata sempre sfruttata, emarginata, no? Ha dovuto sopportare il peso più gravoso, diciamo così, che la donna è stata la crocifissa fino a oggi, è la crocifissa che non ha avuto, diciamo così, veramente la negra della nostra società, no? E quindi bisogna considerare la sofferenza, per esempio, delle migliaia di persone, come questi giorni, per esempio, è stato di 120
operai là, su quel sacrificio là, in relazione americana, dove sono stati uccisi, la polizia buttata nelle vasche, no? E quindi anche quella è sofferenza del Brasile, dove c'è persone che vengono torturate, vengono massacrate, sofferenza da qualunque parte, quindi si è considerata la sofferenza in globale, la sofferenza che viene portata dalla malattia, ma la sofferenza che viene portata dall'uomo stesso. Per esempio, quando se non si facesse tutte queste armi, no, che si fanno per spendere un sacco di miliardi per queste armi, se noi avessimo utilizzato quei denari per affrontare sul serio malattie gravi come fosse il cancro, come fosse delle distrofie muscolari, come fosse le malattie più orribili, a quest'ora queste malattie non ci sarebbero più, perché avremmo speso questi soldi appunto per capire perché vengono queste malattie. Invece noi le votiamo per questi armamenti, quindi quando si fa una ragione di potenza per armamenti, si impedisce alla vita degli uomini di essere vita da uomo, e questa è pure sofferenza, perché io non so cosa si intende. Quindi la sofferenza, quando io parlo di una fede, certamente non parlo soltanto di una fede religiosa, ma anche di una fede anche dell'uomo. Ci sono molte persone, per esempio, che soffrono, lottano perché venga fuori una società migliore. Quindi questa è una sofferenza. Cioè, secondo me, vedi, c'è questo perché la sofferenza, come posso immaginare io, no? Cioè, Dio, se avesse voluto, poteva creare un uomo perfetto, senza, insomma, senza malattie, senza limitazioni, no? Creano perfetto, avrebbe potuto, no, Dio fare dei uomini perfetti, però ecco, Dio ha avuto, secondo me, che l'uomo invece costruisse se stesso attraverso, a costo della sofferenza, ma che costruisse se stesso, per esempio, perché per dare all'uomo la sua libertà, perché se Dio, per esempio, avrebbe costruito degli uomini perfetti, avrebbe costruito dei robot. Che merito già i robot ad essere se stessi? Niente, perché così sono stati fatti. L'uomo, secondo me, deve costruire una migliore civiltà, deve combattere contro le malattie, deve combattere contro la sua ignoranza, deve cercare sempre di migliorare, perché l'uomo deve costruire se stesso, in modo che di fronte a Dio può dire: quello che ho me l'ho fatto da me. Allora ha una certa dignità, e allora ha un rapporto quasi da pari a pari con Dio, no? Perché Dio è creatore, ma anche l'uomo ha creato se stesso. E allora in questa parità c'è la corrispondenza dell'amore, perché se l'uomo, insomma, fosse stato creato perfetto, non aveva nessun merito. Quindi lui, quello che faceva, non aveva la libertà, invece l'uomo può dire: questo che ho l'ho costruito da me, quello mi sono fatto da me, cioè in questa per me è una cooperazione con Dio stesso. È per questo che l'uomo sente, secondo me, sente questa ansia di miglioramento, è proprio perché lui è portato a cooperare con Dio, cioè a meritare questo. È collaboratore con Dio, è immagine e somiglianza, sì, Dio però, è creatore, anche l'uomo deve essere questo, creatore di sé. Però Dio non bisogna fare un'immagine così, però Dio vive, che ne so, ce ne sono tanti, per esempio, che sono portati a migliorare la società, eppure questo. Pure questo per me è religione. È, no? Vivere sulla strada di Dio, insomma. Sì, io per esempio conosco tanti che non sono credenti, eppure si dedicano a un miglioramento della società, no? Prendi per esempio quelli di sinistra, no? che non credono, eppure questi fanno del tutto per avere una società migliore. Io non penso che agisco per poter portare la società a essere peggiore, no? Io agisco per portare la società migliore, e questo lo porta appunto, insomma, lo porta
è un'antica installazione, questo anche questo è opera di Dio, no, tutto ciò che serve a migliorare la condizione dell'uomo, il rapporto sociale, a tutto questo è opera di Dio, perché anche molta sofferenza viene praticata pure da un cattivo rapporto tra gli uomini, no? E, per esempio, adesso guardiamo, io adesso per dire, ho guardato insomma da questa parte, prima parlava dell'America, no? Il Brasile, sì. Eccetera, poi c'è tutti i torturatori fascisti, eccetera, no? Adesso se vogliamo parlare anche da quell'altra parte, perché la sofferenza sta anche da quella bassa parte, guardiamo di questa vacchia, eccetera, che prima l'uomo, no? Che prima l'uomo, allora, se vogliamo per esempio Sacro, no? E questo Sacro, per esempio, tanti ha detto che era un vigliacco perché, no? Perché dice, ha detto male la Russia, eccetera. Ma per me, io posso dire questo, che Sacro era un scienziato famoso, e stava benissimo, aveva un buon stipendio, aveva due case, quella famosa Dace Campagna, non c'era che c'hanno, aveva tutto ciò che gli serve per fare una vita comoda. E lui, la famiglia sua, i fiori suoi. E se lui si è trovato di fronte a certe anomalie del sistema, perché poi in fondo ogni sistema ha le sue strutture, no? Lui non ha fatto altro che protestare contro queste strutture, cioè per migliorare quella società, no? Come lo trovo lui per migliorare la società. E questo miglioramento lui l'ha pagato, questa protesta, l'ha pagata perdendo il posto, eccetera, cioè reggendo la vita sua a essere la vita da mendicante quasi, no? Ma uno dice, chi gliel'ha fatto qua? No? Stava andando comodo, perché ha protestato? Chi gliel'ha fatto qua? Come per esempio c'è tanti nel Brasile che possono vivere la vita comoda, siccome lottano contro quei fascisti lì, che succede? Viene incarcerato, viene anche torturato. Uno potrebbe dire, ma chi l'ha fatto fa questi, sia di qua che di là, a protestare contro le strutture di una società? Una protesta e nasce perché dentro di loro sentono che bisogna migliorare questa società. E allora lo sentono a tal punto che affrontano la croce per poter affermare un sentimento d'amore, no? Pagano qualche cosa di persona. Io non credo che per me la croce vale quando non per l'amore della croce, come tale trova la croce, no, io dico che bisogna amare a costo della croce, no? Cioè la croce non si ama, insomma. No, la croce, uno dice io voglio amare, cioè voglio portare un miglioramento in società, voglio togliere questa struttura in modo che ci siano meno persone che soffrono, no? E quindi a costo la croce, perché no, io non bisogna guardare di qua, dell'altra polemica, Russia qua, in America là, no, bisogna guardare veramente la sofferenza, no, perché anche in Italia c'è se tu guardi gli ospedali, guardi le altre strutture che servono veramente all'uomo, cominciando dalle scuole, cominciando dalle case, cominciando dall'assistenza, cominciando dalle case, se non si risolvono questi problemi, sono sempre dei baraccati, degli ospedali sovraffollati. Questo è tutta sofferenza, cioè, che significa sofferenza? Tutto ciò che impedisce all'uomo di essere felice, tutto ciò che non fa crescere l'uomo, quella è sofferenza, perché provoca sofferenza. La provoca, per esempio, che anche gli americani, quando la sofferenza, quando cioè per interessi di loro, non so, per esempio nel Cile, per interessi del rame, per avere rame a buon mercato, per avere. E che ha fatto? Ha aiutato a fare un colpo di Stato che ha portato un'enorme sofferenza, no? Con persone massacrate, persone imprigionate, per famiglie distrutte. E questa è sofferenza, come esempio, come quando la Russia per difendere i suoi interessi di potenza, perché è inserimento di potenza, soffoca un sentimento di un comunismo veramente dal volto umano, come Duce, che quindi non è che volevano rifiutare il comunismo, semplicemente volevano migliorare la società perché gli uomini potessero partecipare di più alla società, ma essa, ma la Russia per interessi propri ha soffocato, ha provocato altre sofferenze. Quindi da parte della madre c'è sempre questa volontà di uomini che vuole sempre soffocare. Sì. Che cosa vuole? Questo è creare della sofferenza. Ecco, Luigi, non ti chiederei adesso un'ultima cosa. Questo per dire la sofferenza, no? Io non voglio parlare da malato, parlo sì, di sì, questo. Bravo, bravo.
Io ti chiedo una cosa, io propongo adesso devo andare a scuola al liceo, no? Mi troverò con dei giovani. Io quando mi trovo questa gente, no? Sono sempre diciamo in bilico tra due riflessioni. Cioè qua. Quella cioè di alcuni giovani veramente in gamba che vorrebbero darsi da fare, si danno da fare per trovare il perché della vita, no? E lo cercano. Però anche mi trovo vicino a altri giovani, e purtroppo vedo che qualche volta sono i più, che invece pensano solo a star bene, alla macchina, alla moto, alla ragazza, a divertirsi. Ecco, allora che, se tu dovessi essere a posto mio, insomma, che dovresti dire, che potresti dire a questa gente, a questi giovani, insomma, no? Ma no, veramente mi pare strano che un giovane non sappia il perché della sua esistenza. Perché quando un giovane arriva a non chiedere, a non farsi più questi problemi, a non porsi più problemi della sua esistenza, problemi della sofferenza della società, giovani che pensano stanno alla macchina, dice tu, non so, a divertirsi, sono dei giovani già abusati, cioè, sono vecchi. Cioè, perché per me una persona è vecchia quando se ne frega. Invece quando una persona, anche se ha parecchi anni, ma come Russell, no, quel filosofo, che si dedicava, era vecchio, già più di 80 anni, si dedicava agli altri, per me era giovanissimo. Invece quando trovo una 20 anni, perché in fondo, tra l'altro, ogni idiota è capace di averci 20 anni, no? E quindi, per me, quando un giovane non si pone più il perché, non si pone più il problema, non solo del perché della sua esistenza, ma perché della sofferenza degli altri che viene provocata da certe strutture sociali, da certe certe grettezze, insomma, da certi interessi, da certi egoismi. Ecco, se il giovane non si pone questi problemi e non cerca di risolverli, per me non è più giovane, è vecchio. Per me è vecchio una persona quando se ne frega. Quando questa persona dice io me ne frego, quella persona è vecchia, cioè quella persona è finita. Non va, no, cioè non interessa più, è fuori della dinamica sociale, è fuori della dinamica del suo tempo, dei suoi uomini, insomma si è fatto fuori di sé. E quindi non mai, di questi giovani non, che non si interessa, non mi interessa, cioè non me ne importa, cioè non mi interessa manco a me i giovani che sono morti, no, dentro. Ma poi in fondo però si ne considera che anche è la società che crea questi giovani che non si pongono i problemi, perché la società fa il tutto perché gli uomini non si pongono queste domande, che è più facile dominare gli uomini che non si pongono queste domande che sopportano tutto. Certo. È difficile dominare degli uomini che si fanno le domande che dicono perché io devo soffrire, perché io devo essere sfruttato, perché io devo soffrire con te così tanto e tu no. Perché? Per quale motivo insomma c'è stato le categorie sociali, per esempio, in questo tempo di crisi non sopporta una crisi e gli operai devono sopportare la crisi da tutto, perché? Questo perché no? Ma perché esistono queste? Perché c'è quest'angolo? E bisogna chiedersi perché? Perché la sofferenza non è che ci avviene dal cielo, il Dio è per me amore, e quindi non è che provoca sofferenza, la sofferenza ce la provochiamo noi stessi. Con l'egoismo? Con l'egoismo, con la sopraffazione degli altri. Insomma, una grande sofferenza arriva all'uomo. Quindi se gli chiesi perché nella vita, perché esiste questo e quest'altro, bisogna che questi problemi risolvano. Perché se non si risolvono questi problemi, noi saremmo colpevoli della sofferenza degli altri. Per esempio, questo inquinamento che succede per produrre così, per vivere al di sopra dei nostri, cioè per vivere così del superfluo, no? Si inquinano le acque, si inquinano i fiumi. Ma questo viene a portare la sofferenza dei figli che vengono dopo. E tu guarda, quindi noi siamo colpevoli della sofferenza, non solo quella che provochiamo per noi, ma quella che provochiamo per gli altri, per quelli che ancora devono nascere. Allora non ci pensiamo mai, ma dobbiamo sapere che dopo di noi verrà fuori altri figlioli, e che mondo gli lasciamo? Un mondo inquinato, un mondo rovinato, un mondo dove non si può più vivere. E quindi è un mondo che porterà loro maggiore sofferenza, quindi la sofferenza loro siamo noi che la proviamo. E ancora cioè, scusa. Che la provochiamo. Sì, e scusi l'ultima domanda, Luigino, proprio essendo che proprio partecipiamo così a questa discussione molto serenamente, no? E ti chiedo questo, io, anche il problema della fede.
il martedì sera, no? Tutti i martedì sera sto cercando di parlare di questo problema sulla radio, no? Sulla fede, l'uomo che cerca Dio, così. E per aiutarci ho detto, cerchiamo insieme, ecco, ho detto pure così, no? Non mi interessa tanto convincere le persone, ma unirmi a tutti in questa ricerca. Di quel prima di tutti, uno che c'ha fede, che cerca di convincere le persone, non è all'altezza della fede. Ecco, bravo. Perché la fede la si vive e attraverso, cioè le persone guardano più come tu vivi, non quello che dici. Si guarda la testimonianza che si dà. Succede come, testifica storia quella dell'un prete, no? È una storia che poi terminiamo così, no? C'è stata una persona che era due o tre giorni che non mangiava più, entra per caso in una chiesa e sente che il prete stava parlando a pubblico, no? A quelli di sotto. Fratelli, accidenti, insomma parlando d'amore, di donazione, no? Dice, fratelli, e questo dice, io beh, sono fratello del prete, non ce lo sapevo, e io con quella fame con cui mi ritrovo, vado là, dove sta la canonica, vedo se c'è, se la donna del prete, insomma come si chiama, la domestica. La domestica, mi fa che cosa la mangiare, perché qua cioè, io non mangio più, sono fratello del prete, non lo sapevo. E infatti va alla canonica, la suona, non lì, era domestica. La domestica e dice chi era, no? Dice, sai, sono fratello del prete, del parroco, no? Dice, si accomodi, fa come la sua sala lì. Dice, ma ti serve che cosa? Beh, ti sai veramente, c'ho qualche appetito, dice, perché è un po' di tempo non mangio, va, subito questo è parecchia, gli fa mangiare tutto quanto, no? E questo mangia, corretto, e mangia, beve, ma c'è la fama che trata. E allora, dopo tre quarti, viene su parco, entra lì, e passando lì davanti alla sala da pranzo, vede questa persona che sta mangiando da ora, non la conosceva, no? Allora chiama un mestre, dice, ma me lo sapevi, me vuoi chiedere quello lì, no? Dice, ma come? Dice, lo hai detto, ma è tuo fratello? Ma ha detto che è tuo fratello. Ma che fratello, che io non ho fratelli? Chi va la sala a pranzo, dice, ma dimmi una cosa, ma come mai tu, che ci fai tu qui? Dice, ma come, sono curato, ma sono tuo fratello. Ma che fratello, come che fratello? Dice, ma come, io prima sono andato in chiesa, dal pulpito, dice, fratelli, io pensavo che era fratello tuo, sono venuto qui. Ubbene che fa, dice, sì, fratello in Cristo, ma non in piatto. Quindi, e questa è la questione, che tanti sono fratelli in Cristo ma in piatto no. Questo. Quindi la vita di fede senza l'amore è una fede, insomma. La vita di fede, cioè, la vita di coloro che vogliono fare il missionario, no? Dicendo le parole, allora se servissero le parole con tutti i indumitani dei cristianesimi, con tutte le prediche che ha fatto i predicatori, lui è stato un buon tutti i cristiani, invece non è. Vuol dire che l'uomo non vede quello che dice, ma guarda quello che fai, no? Allora si dice, e questa sì che era una bestemmia, diceva non guardare, fa quello che prete dice, ma non fa, cioè, non fa quello che prete fa, no? E invece questa è una bestemmia, perché non si convince le persone con le chiacchiere, perché tutte quante sappiamo dire delle belle parole, le convince. È l'esempio. È come se vive, quindi, come se vive. Quindi io penso che bisogna prima di tutti vivere coerentemente con le proprie idee, combattere tutte le strutture, tutto ciò che provoca sofferenza e quindi bisogna, e c'è il coraggio di fare veramente di essere se stessi. Perché poi quando uno parla, quando uno esiste veramente come parla, si capisce che le persone seguono, no? Adesso non ti dico come a tempo dei primi cristiani, dice le persone guardano come si hanno ed era questo amore che attirava altra gente, no? Poi io dico una cosa, che bisogna essere coerenti, perché poi, certo, quello che si chiama le beghine, queste trova cioè le beghine, o le beghine lo stesso, cioè quelli, come si chiama? Che vanno sempre in chiesa e sì, basta, come insomma, si dice un'altra parola? Bigotte. I bigotti, no? E bigotti, ma quelli li trovi non solo nella religione cristiana, ma li trovi in ogni credo. Per esempio, tu pigliare un uomo che politicamente, anche in senso politico, crede a un ideale, ma che poi in pratica non lo metti in pratica, no?
E allora questo qui è un bigotto di quell'idea, di quell'ideologia, e quindi bigotto significa tanto. Coloro che parlano una maniera e agiscono un'altra. Questo porta. Ecco, questo è uno dei guai, Luigino, è uno dei guai per cui, per esempio, la fede non contagia, cioè quando non c'è la testimonianza non c'è la vita dietro, no? E ti chiedo una cosa, il posto della preghiera quale dovrebbe essere nella vita di un cristiano? Dunque, il posto della preghiera è molto semplice, perché Cristo ha detto, lui stesso ha detto, non usate tante parole. E quando gli è stato chiesto, insegnaci a pregare, lui ha insegnato soltanto il Padre Nostro. Ora, non ha insegnato a dirlo 10, 30, 40 volte il Padre Nostro, l'ha insegnato a dire una volta sola, no? Quindi non ci occorre delle formulari, delle cose. La migliore preghiera è quella nell'azione. Quando uno fa del tutto per il bene degli altri, questa è preghiera. Perché io, per esempio, non è che dico tanti Padre Nostro, tanti, no? La mia preghiera è questa e questa, che io mi sveglio la mattina e so che davanti a me ho avuto una giornata di sofferenza, e anche nel senso che io chiamo lavoro quello che per scrivere queste lettere, queste per consolare gli altri, no? E io ho crocifisso davanti a me proprio, gli dico a Cristo, gli dico, senti, dite tutto, perché io non sto dando le parole, perché le parole non lo so, che io non so chiacchierare, cioè non ne vado a chiacchierare. E io di che te la dico? Te ho fatto la giornata, e in questa giornata ci sarà parecchia sofferenza, perché ci sta sempre, tu piglia su tutto e fa un po' tu, e io proprio a me lascia, e insomma io a metà scrivo a stagliere a queste persone che soffrono, ecco, cerco di fare il bene, e poi ogni tanto che scrivo, non so, per esempio a proprio crocifisso, dico questa è preghiera pure questa, no? Cioè nel senso che pregare non significa dire le preghiere. Cioè dire le preghiere significa vivere coerentemente la propria vita, cioè offrendo agli altri, perché sennò mi pare che anche nella Bibbia ci sta scritto che Dio stesso, no, quando gli ebrei gli offrivano, allora era un modo di pregare, era di la pesa, era di piare con delle pecore, delle scannate, no? Pecore, agnelli, così, poi delle vacche, dei vitelli, poi li bruciavano, no? Non li bruciavano. E allora io offrivo a Dio, se pensavo che questo profumo della carne rostita andava in alto, e lì Dio la sentiva questo profumo, e questa era una gioia per lui, no? E cioè era una preghiera questa. Allora Dio invece dice attraverso un profeta, gli dice, io sono stufo di tutti questi olocausti che mi fate. A me questi olocausti non mi serve a niente, non li voglio nemmeno. Voglio perché la persona che fa olocausti vive coerentemente secondo la mia parola. Ma che serve la preghiera? Cioè la preghiera, prima di tutti, per esempio, questo colloquio che faccio con te non è preghiera. Per esempio, tu vai sulla scuola che parla in questi giorni, è preghiera. Anche quando i giovani fanno una riunione tra loro sulla classe, sulla scuola, perché voglio trovare una sistemazione migliore, pure questa è preghiera. Che significa preghiera? Per me è un rapporto, parla, io non credo che Dio ha bisogno delle nostre parole, no? Ma cioè vuole che lui, le nostre azioni siano coerentemente quello che dice lui. Questa è preghiera, sono anche preghiera che senso. Un operaio, un'operaia, una madre di famiglia che ci hanno sempre da correre. Perché non prega? Quando uno, per esempio, sta sullo stabilimento e fa sempre lo stesso pezzo, no? Tutta la giornata così, e quella non è preghiera. Io non capisco, c'è tante persone che mi dice, lavora tutto il giorno, no? Poi la sera mi dice, che mi scrive, no? Per esempio io scrivo ai giovani che magari sono malati così, poi qualche volta si inserisce anche i genitori, dice, ma sai, io, sai Luigi, io però dice, non prego mai. Ma come non prego mai? Dove sta la prima? Dice, sono stato a lavorare, ho lavorato in preghiera. Che hai fatto fino adesso? Hai pregato? Ecco Luigino, ogni tipo di lavoro è preghiera, certi lavori, per esempio, dove ci sono ritmi di produzione un po' violenti, che uno ci sta cattivo perché magari è trattato anche male, non gliela fa. Io tu mi sembra anche scopi che scopa, ogni volta che botta la scopa non è preghiera quella, cioè non capisco che cosa significa preghiera, che significa di un sacco di parole, che
il Signore che ci se ne va, però. Ma quando uno lavora e il lavoro magari avviene, viene fatto dentro condizioni poco belle, poco buone, sia per la salute, io penso, non so, alla fonderia, per esempio, ci sono delle fonderie dove c'è un sacco di polvere, qualcuno mi dice, se c'è l'inferno non lo so, ma certo io lo sto facendo qui in fonderia. Ecco, allora come far diventare il lavoro preghiera quando il lavoro imbestialisce? Bisognerebbe fare anche qualche altra cosa lì? Ma tutti, il lavoro sarebbe preghiera, preghiera quando si fa il lavoro per gli altri, no? Questa è la migliore preghiera, perché tu operi gli altri. Io il mio padaglio lavoro sempre per gli altri, non se tu perché c'è la famiglia eccetera. Quindi dici come che dici adesso? Come ecco, quando ci sono situazioni di poca salute, di ingiustizia. Allora la migliore preghiera è di unirsi insieme tutti gli operai. La solidarietà, cioè di unirsi insieme tutti gli operai. In modo che queste condizioni disumane cessino di esistere. E questa è preghiera. Cioè impegnarsi in una lotta politica. Ecco. Anche nell'impegno in una lotta politica è preghiera. Io non capisco perché quando. Per me, se il buon sindacalista che veramente fa la difesa dell'operaio, veramente. E quella è per me è un santo che prega, no. Diciamo, tra virgolette. Ma la preghiera è azione politica, la preghiera. È lotta contro tutto ciò che è male. Ecco Luigino, che dice allora dei cristiani che vanno alla messa tutte le domeniche e poi quando si tratta di unirsi nella solidarietà, lottare un pochino insieme, impegnarsi sindacalmente, se la buttano? Prima di tutti faccio una distinzione tra quello che può essere il cristianesimo e la religione cristiana. Sì. Cioè la religione cristiana nel senso che è fatta dei formulari, dei riti. Sì. Questa non è vero cristianesimo, perché allora se ci fosse stato qui invece il cristianesimo, se ci fosse stata una religione, queste persone avrebbero fatto i riti di quell'altra religione. Quindi essere cristiani è un'altra cosa, cioè essere cristiani è incontrare Cristo e diventare come per gli altri, ecco, è un impegno sociale, un impegno verso gli altri. Per me è il peccato, che cos'è il peccato, cos'è il male? Tutto ciò che si impone, che si oppone al progresso dell'uomo. Io per esempio che ci sta questi giovani, sia di sinistra che di destra, dice che fanno insomma delle violenze, una violenza uguale. Magari non è tutto uguale, perché quelli di destra se fanno violenza, però sono rivolti al passato, cioè vogliono conservare il mondo com'era, così, stagnarlo com'è. Invece quell'altro di sinistra, diciamo, vogliono mutare il mondo. È fatto male, perché la violenza non bisogna mai usarla, perché oltretutto è una causa della sofferenza dell'uomo, no? E quindi perché è la strada più comoda, più corta, fa la violenza che poi non raggiunge mai lo scopo. Invece la strada vera è quella dell'impegno quotidiano, dell'impegno sofferto, dell'impegno giorno per giorno, perché sembra essere operaio non si trova nelle stesse condizioni che si trovava, mi sembra, nell'Ottocento. Ma questo non è avvenuto perché gli è stato regalato, ma perché si è unito insieme, ha creato delle condizioni tali per cui è stato più difficile lo sfruttamento suo, è stato più difficile la crescione dell'egoismo degli altri, e quindi io, per me l'unica preghiera è quella di unirsi insieme, mettersi insieme per eliminare tutte le cause della sofferenza. Questo significa la sofferenza, per esempio anche quello che dici, la sofferenza di Ivana, no? Che dicevi sì, prima, questa. Quella ragazza, se vivesse in una società diversa, dove ci sia l'amore, una società veramente umana, prima di tutto sembra non avrebbe problemi per vivere, perché avrebbe una buona pensione, che non tu ti ammati, tu sai che non c'ha. Per quella persona malata che c'ha accanto. Persona malata, ma anche la stessa Ivana, per esempio, che ha 16 anni, quando già. No, questa, 16 anni, no, è una ragazza. Nipote, questa, che mi diceva. Sì. La nipote, beh, Ivana tu diceva, Ivana è la signora che ha questa ragazza. La nipote, ma già. Nipote o figlia non ricordo. Beh, comunque una. Quella che c'ha 16 anni, no? Sì. Questa ragazza a 16 anni, che tu dici che è paralizzata, che non so che c'ha, sì. Che è paralizzata, beh, questa si troverà e c'è un carico maggiore di sofferenza, perché vive in una società egoistica che la nata. Ma se questa ragazza ci avesse di che vivere, ci avesse di che progredire, nel senso, diciamo così, di creare se stessa,
ti assolutizzerà, questa soffrebbe di meno, quindi essa è costretta, se viene in società egoisticamente, così egoistica, e si capisce che essa ha un carico maggiore di sofferenza, perché non è tanto la sofferenza fisica, è quando sta soffrendo non è appoggiata all'esterno, perché se una persona che soffre, se trova un ambiente d'amore, un ambiente che l'aiuta, un ambiente adatto alla sofferenza che patisce, e si capisce che questa persona soffre molto, molto di meno, che no, un'altra che sta in un ambiente di mefreghisti, in un ambiente dove essa trova delle maggiori difficoltà, no? E questo, per esempio, tanti che stanno sull'ospedale, io conosco, per esempio lo Stato paga per ogni ammalato, per ogni ragazzo, per esempio tu guarda, non so, sono queste case di rieducazione fisica, no? Uno è stato anche a Porta Potenza di Genova, eccetera, sì. E è pieno dei giovani, no? Dei ragazzi spastici, eccetera. E non so, lo Stato per ciascun ragazzo, non so se paga dalle 30 alle 40 mila lire per ciascuno. E vivono in un ambiente che per forzatamente, sia per mancanza di personale, sia per tanti altri motivi, in questi ragazzi soffrono maggiormente di uno che viene da una casa in famiglia. Io dico, se lo Stato invece da dare quelle 30 40 mila lire per ragazzo al giorno in ospedale, da gesso la metà alla famiglia che tiene questo ragazzo, il ragazzo sarebbe tenuto meglio, soffrirebbe di meno. E questo che ti dico, vedi, la causa della sofferenza siamo noi, insomma, l'egoismo. Ecco, la sofferenza non è che la porta Dio, siamo noi che la prolunghiamo. Allora dobbiamo dire perché c'è questa sofferenza, che possiamo fare per eliminarla. Allora, io ho scoperto questo, che per eliminare la sofferenza bisogna unirsi insieme, e discutere insieme e affrontare insieme i problemi, combattendo contro i pochi, perché veramente sono pochi quelli che sono egoisti, ovviamente sono più forti, ma dipende dalla forza per poter eliminare la sofferenza, dipende da noi. Quindi ecco che ti dicevo, Dio non è lui che provoca la sofferenza, non è lui che te la eliminerà. E perché Dio non toglie la sofferenza? Ma perché vuole che siamo noi a toglierla? Perché se lui ce la toglie lui, noi non abbiamo nessun merito. Dio ci ha dato l'intelligenza, la sensibilità, tutte le capacità che ci occorre per eliminare la sofferenza. Ci ha detto, con Dio ci ha detto, fatelo voi, sia merito vostro. Perché se lo faccio io, voi anni non ci avete nessun merito. Siete dei robot, insomma. Siete dei robot, quindi non avete, il vostro amore per me non avrebbe senso, non aveva senso un robot, perché se vi chiedevo perfetti, come dicevo prima, che senso ci aveva il vostro amore per me? Io vado tutto ciò che vi serve, perché voi anni siate voi i protagonisti di voi stessi. Voi dovete diminuire la sofferenza, voi dovete costruire una società migliore, voi dovete costruire quel mondo buono, quel mondo umano, quel mondo di gioia, di felicità. Non io ve lo dico da Grace, no? Voi ve lo dovete costruire. Ecco Luigino, io ti ringrazio di tutta questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Penso che ci sarebbe un'ultima domanda, ma non ci sia quasi bisogno di fartela, perché la gente che ti ha sentito ha già in sé la risposta, cioè stante così le cose, la vita, quello che pensi tu e come vivi, sei un uomo felice, Luigino? Beh, ti ha sentito, io non so che cosa intendi tu per felicità. Come senti tu? Ma per la prima sono un uomo impegnato. Bravo. Sia in politica tutto. Sono impegnato, sono un uomo che è inserito completamente nella sua società. Felice in che senso? Tu mi dici, ecco, è una domanda per me che non capisco, cioè, non capisco di me se sì. Sono felice, no? Mi devi chiedere quanto hai fatto tu per fare felice gli altri? Ecco. Questa è la domanda che mi hai dovuto fare. Se tu mi chiedi sei felice, ma io non posso essere felice da solo. Non posso essere felice se per esempio so che gli altri soffrono. Essere felice da me è una cosa inconcepibile. È egoismo. Tu mi devi chiedere, non se sono felice io, mi devi chiedere non so perché, cosa ho fatto per la felicità degli altri. E quindi mi devi chiedere non se sono felice io, ma se sono felice gli altri, in tutti, nell'insieme nel mondo, perché direttamente finché c'è un solo un bambino che piange perché è abbandonato, finché c'è le carceri, come dicevano nel Brasile, piene di torturati, finché c'è
c'è, che ne so, persone che soffrono, ma come faccio ad essere felice, scusa? Cosa significa felice? Posso essere felice io se un angolo soffre, ti racconto che meno che mi raccontò una persona, no? Poi lo chiudiamo. Sì. Chiudiamo veramente. La persona mi racconta questo, lei ormai era lì a Parigi, no? Faceva di cameriere. Però era un periodo molto difficile, e sia che lei e lui erano 2 o 3 giorni che non mangiava, no? Che non mangiava. Allora essa incontrò un'amica, questa amica l'invitò a pranzo. A lei sola, però mai. E qui infatti essa già andò, e mentre stava andata all'apparecchiata, che non mangiava questa amica. Allora dice, ma che fai, non mangi? E questa, insomma, alla fine sbotta ovvio, io dice, ma gli dice, ma io se mangio io, ma mi arrivo a casa non mangio. Cioè, non poteva essa mangiare, e naturalmente se pensava all'altro. Ora, io dico, come fa una persona ad essere felice se c'è tanta infelicità nel mondo? La persona potrebbe essere, no, no, tu non mi chiedi se sono felice, mi devi chiedere se ho fatto il mio dovere da uomo. Se ho la gioia che diventa la felicità, se ho la gioia di aver fatto tutto ciò che era possibile per costruire un mondo migliore, se tu mi chiedi questo, io tranquillamente le posso dire sì, ho fatto tutto ciò che era possibile. Non sono, cioè non è la felicità, non contribuisco alla felicità come uno che sta lì calmo, no, felice, questa è la fesseria. La felicità è stare insieme agli altri, lottare insieme agli altri e portare un mondo felice. Allora viene fuori una Letizia, no? E la Letizia, per esempio, Francescala, San Francesco, la felicità, c'aveva la Letizia, era un'altra cosa, cioè la Letizia è la coscienza di essere liberato.